5 alfa alfa barage. Perfetto Sandro, e ora stanno arrivando, ora io sono, sai, sono qui a sedere, non le vedo, quindi però comunque non saranno lontani, diciamo. Il segnale è sempre forte, quindi non ci sono problemi, si può rivedere, ma tutto qua. Whisky 3, Radio Charlie Kilo e Q5 Alfa Alfa Varese. Che dice Radio Charlie Kilo? Italia 0, Zulu America Novembre, K. Sì, Italia 0, Zulu Alfa November, ciao, buonasera. Il Q5 Alfa Alfa Varese, qui il nome è Leonardo, ti trasmetto da Siena e dalla sede Scout Jesci di Siena 3. Il 0 Zulu Alfa Nancy, il Q5 Alfa Alfa Baragea. Ok, perfetto, rimanete in stand by sia te che Alessandro. Vi ringrazio. Allora, ciao, cosa mi hanno detto della radio? Niente. Come niente? No, perché li stanno preparando un altro gruppo che dicono Andrea e loro pensano niente, per cui no. Un'attività completamente sconosciuta, l'avete vista, ma una radio voi, a parte quella delle partite la domenica? Sì, quella campo. Quella? Abbiamo una radio. Aspetta, mi diciamo, il concetto è lo stesso, però è evoluto in molto più ampio, perché io ad esempio posso parlare, conoscendo delle frequenze delle onde radio, posso parlare con tutto il mondo bene o male. E diciamo, in questo momento qui abbiamo montato, avete visto fuori, due tipi di antenne che ci servono per fare dei collegamenti diversi, anche perché questa qua è un cavo, diciamo, tutte e due fatte con il filo, però una che è qui, questa più vicina, ci serve per fare collegamenti più a corta distanza, diciamo corta distanza relativa, perché faccio tutta l'Italia e anche l'Europa, mentre l'altra antenna riesco a fare sia l'Italia ma anche l'Europa e diciamo tutto il mondo. Intanto la vostra parte, tutto il mondo è diviso, come vedete in quella cartina, in lettere, in delle lettere, ogni paese, ad esempio l'Italia è I. Vedete questa, oltre alla cartina, guardate anche questa cosa. Io ho un numero strano, un numero di lettere strane, che diciamo coincidono con il mio nominativo. Io ho fatto un esame e dopo questo mi hanno dato questo nominativo.
perché la lista per Italia, W è un tipo di licenza che non c'è più, diciamo, è un... La 5 è la regione. La regione toscana è la 5. Ogni regione ha un suo numero. Le tre lettere sono mie personali. E FX, diciamo, in Italia non ci può essere un altro. Io in base a questa stringa, se io parlo con la radio, non dico più il mio nome, ma dico questo codice. Sia un italiano, ma anche un tedesco, un albanese, qualsiasi altro radioamatore del mondo, sa che io sono italiano e dove sono. Questo è una cosa molto importante, perché accomuna tutti, anche se magari non parliamo la stessa lingua. Ad esempio, vabbè, bene o male la lingua è quella inglese, però è una cosa base che ognuno può essere riconosciuto in modo molto semplice. Allora, detto questo, avete domande di sorta? Nessuna domanda? A che serve tutto questo? Perché non si deve continuare la vita così? Che scopo c'è? Perché oggi c'è il cellulare, uno ha bisogno di chiamare a casa, c'è il telefono, pronto, mamma, torno, butta la pasta. No? Ad esempio, voi siete andati a fare questo campo estivo, dove eri? Eri dove? In un posto dove prendeva il telefono, dove c'era energia elettrica? Energia elettrica? Il telefono prendeva? A tratti. Quindi se succedeva qualcosa di serio a qualcuno si faceva male, come si faceva? È la colpa sua. No, Francesco, sì, la colpa sì, era sua, ma dopo il fatto che era colpa sua, come si rimediava? Cioè, si poteva usare la radio se avevi messo allestito una stazione radio, come questa anche, non è che tanto. Non ci vuole tanto allestire una stazione radio. Allora, ci vuole. L'alimentazione ci vuole per forza. Una ricetrasmettitore e un'antenna. Basta questo. Quello va bene, ancora più piccolo, ma insomma. C'è tutto più uguale, perché c'è una batteria e un'alimentazione. Un'antenna che te lo mette e la radio. Quindi è la stessa cosa in piccolo, perché è un bonsai di radio. Quindi il vantaggio è che c'è sempre meno rispetto allo. Il vantaggio sì. Oltre alla, qui usiamo la 220, però se io uso una batteria con questa radio posso andare avanti benissimo mezza giornata o anche di più, con una batteria della macchina anche molto più piccola. Se poi abbiamo un, magari c'è il sole, abbiamo un pannello solare, ancora più. Qualcuno vuole sentire un attimo la radio? Venite a sentire? Volete avvicinarvi? No. Vediamo un po' Sandro, di W3 Radio Charlie Kilo, da W5 Eco Francia X-Ray, da W5 Alfa Alfa Paracelli. Ok Sandro, io ho qui vicino molti ragazzi scout, vogliono un po' capire la radio, vediamo un po'. Poi te li posso passare anche qualcuno se decidono di parlare. Intanto dimmi un po' l'informativa sulla tua stazione radio. Ok Sandro, grazie mille delle informazioni, poi comunicherò a loro cosa, diciamo, in italiano cos'è una verticale e l'altro, diciamo. Ok, Italia 0, Zulu Alfa November, buonasera anche per te, 5-9, fortissimo il segnale, se mi puoi far capire un po' com'è la tua stazione. Italia 0 Zan, dai Q5 Alfa Alfa Baragelli.